Sindacati riuniti per affrontare le questioni chiave dell'avvio del nuovo anno. Al centro dell'attenzione resta il problema dell'occupazione e dei contratti di lavoro. Noi stiamo valorizzando l'accordo fatto con il governo che ha trovato attuazione legge di bilancio, che dopo tanti anni rimette 7 miliardi di euro nella previdenza. È un risultato molto positivo che noi vogliamo valorizzare e vogliamo continuare, perché l'accordo prevede una fase 2 nella quale dobbiamo affrontare il tema dei giovani e delle donne e il forte rilancio della previdenza complementare. Contemporaneamente il nostro paese ha bisogno di un grande sforzo per creare buona e stabile occupazione. Dopo le tante denunce sull'utilizzo estremo dei voucher, che mai hanno costituito una medicina per l'occupazione, oggi si attende la loro eliminazione da tutte le prestazioni che non rispondono al loro originario scopo, una prestazione lavorativa di tipo saltuario occasionale che non è oggetto di un contratto di lavoro, modificato dalla legge 92/2012, che aveva invece introdotto i buoni lavoro e cancellato il requisito dell'occasionalità, instaurando nel contempo un limite economico per i prestatori di lavoro. I voucher devono servire solamente per il lavoro veramente occasionale. C'è stato un abuso in questi mesi. L'impegno di tutto il sindacato è di eliminare questo abuso e chiediamo al governo e al Parlamento di varare subito una normativa che riconduca l'uso dei voucher alla stretta necessità. Gli ultimi dati pubblicati dall'Istat mettono addirittura in evidenza il rischio di una deflazione, cioè i prezzi che diminuiscono, e quando i prezzi diminuiscono c'è un'aspettativa che i prezzi diminuiscono ancora, quindi si bloccano i consumi. I consumi bloccati mettono in difficoltà l'economia nel suo complesso, quindi c'è bisogno di una iniziativa unitaria del sindacato, di un confronto con il governo che metta al centro di questo paese un grande straordinario piano per il lavoro e l'occupazione, in particolare per il lavoro e l'occupazione giovanile. Gli ultimi dati sulla disoccupazione sono dati preoccupanti, e sono dati molto preoccupanti in particolare per la disoccupazione giovanile. Dobbiamo assolutamente avere la grande capacità di riprendere i confronti sul rilancio e lo sviluppo per ridare fiducia e affrontare i temi che dall'emergenza sono venuti fuori, a partire dai danni che ha provocato e soprattutto dalla mancanza di salario che molti lavoratori hanno avuto. Dobbiamo avere questa grande capacità, si tratta di lavorare di più, noi siamo disponibili, speriamo di avere nella regione un gruppo affiatato che sia disponibile nei prossimi giorni a riavviare tutti i confronti.